Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi stiamo tutti aspettando che i server di Fortnite entrino di nuovo in modalità operativa al 100% perché, lo sapete, oggi, martedì 19 giugno, è pronta la nuova patch 4.4, ragazzi. La patch che vedrà ovviamente l'introduzione della nuova bomba puzzolente, la Prot Bomb, come la chiamiamo noi, e tra l'altro non solo arriverà, ragazzi, anche una nuova modalità a tempo limitato. Quella che avevamo già preannunciato qualche giorno fa si chiama combattimento finale in squadre da 20. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Praticamente in questa modalità ci dice sopravvivi al conto alla rovescia, quindi c'è un countdown. In realtà si chiama The Storm Cycle, quindi il cerchio della tempesta offre ai giocatori più spazio per dare la caccia agli avversari, ma quando si arriva al cerchio finale, si attiva un timer che parte appunto un countdown in poche parole, e quando il tempo è scaduto, vince la squadra che ha il maggior numero di giocatori rimasti in vita. Secondo me è una modalità molto molto interessante. Andiamo a vedere anche i dettagli, nel dettaglio appunto della modalità. Allora, è praticamente simile alla modalità Battle Royale, solo che al posto dei cerchi della tempesta che si chiudono in progressione, il cerchio della tempesta si ferma dopo il terzo cerchio. Quindi dal terzo la tempesta non si muove più. Quando poi si fermano tutti i cerchi, inizia subito il conto alla rovescia per arrivare appunto a decretare la squadra vincitrice. Ovviamente ci si dà battaglia dentro quest'ultimo cerchio nella safe zone, che non dovrebbe neanche essere troppo piccolo. Ovviamente, come avevamo già anticipato, la squadra con il maggior numero di componenti vince la partita. Ci sono degli aggiornamenti anche, ragazzi, nell'update 4.4 riguardo alle armi e agli oggetti. Allora, ovviamente hanno aggiunto la bomba Stink, la bomba Scorange, in poche parole. Praticamente la descrizione dice: crea una nuvola puzzolente che infligge 5 danni ogni mezzo secondo all'interno dell'area dell'azione. Durerà 9 secondi. E come rarità noi pensavamo fosse leggendaria, invece no, ragazzi, è in rarità epica. Possiamo trovare dentro i forzieri, dentro gli airdrop o anche nei distributori automatici. Quindi molto importante sapere anche questo. La troveremo, ragazzi, in pile da 3 per averne un massimo di 5, credo, dentro i lama. Allora, hanno modificato, ragazzi, il lanciarazzi. Hanno aumentato il tempo di ricarica del lanciarazzi. La versione rara da 2,3 secondi a 2,8 secondi. E la versione epica da 2,185 secondi a 2,660 secondi, mentre la leggendaria da 2,07 secondi a 2,52. Quindi, ragazzi, un bel nerf per quello che riguarda il nostro rocket. Il numero massimo di munizioni dei missili che possiamo tenere, ragazzi, non sarà più praticamente quasi illimitato come prima, ma massimo 12 rocket. Hanno veramente nerfato di brutto il lanciarazzi. Hanno fatto anche ovviamente delle correzioni dei bug con questa patch note. Le strutture che vengono costruite dai nemici non sono più illuminate dal fucile termico, quindi purtroppo, arrivederci e grazie. Allora, il campfire, ragazzi, adesso verrà visualizzato invece dal fucile termico. Ed è giusto, voi ve lo ricordate, ragazzi, prima col fucile termico, se mettevamo giù il falò, non si vedeva, ma non ha senso. È un corpo caldo e quindi è giusto che il fucile termico lo
faccia vedere. Hanno risolto, ragazzi, dei problemi anche di prestazione relativi allo switch di diversi giocatori durante la richiesta di giocare in squadre, anche durante il gameplay. Dicevano che c'erano dei problemi quando si scendeva col paracadute, dava dei problemi, io non li ho mai riscontrati. Hanno switch, hanno fissato anche questi bug, e hanno invece, questo per gli youtuber, ottimizzato il modo di streamare, perché con Twitch si può in realtà associarsi a Fortnite, no? Hanno sistemato delle correzioni per l'audio, hanno di nuovo rimesso la musica per l'emote fresco, quello che vi ricordate mi dicevate, ma a me non mi dà la musica, me lo rimborso. No, adesso l'hanno sistemata. Hanno diminuito il suono dell'apertura del supply drop, in modo che così hanno diminuito il suono di caduta dell'airdrop, in modo che così non sembra che ce l'hai di fianco se in realtà ti scende a 50 metri, e hanno fatto una correzione anche nell'audio del clinger, quindi della bomba appiccicosa, ragazzi. Adesso viene riprodotto correttamente sulle piattaforme iOS o su Nintendo Switch. Poi hanno fatto anche delle modifiche su Salva al Mondo, ma noi trattiamo Battle Royale. Hanno aggiunto un eroe nuovo, in poche parole, su Salva al Mondo, e hanno corretto dei bug dove si bloccavano dei progressi in alcune missioni. Beh, questo, ragazzi, è tutto quello che dovevamo sapere della patch 4.4 che uscirà tra pochissimo. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un abbraccio grande, iscrivetevi al canale, mi raccomando, noi ci vediamo in live! Ciao!